Grazie consigliere. Fulvio Bonalis Vittacula, una domanda, vicepresidente della Regione Campania, una domanda a bruciapelo. Le ZES si faranno sì e se sì quando o non si faranno mai? Sono una chimera. Prima della risposta a bruciapelo, non per rispondere a un galateo, ma perché lo sento veramente, vorrei dare un saluto, un ringraziamento per l'invito alla famiglia Grimaldi, proprio perché in questi giorni sono 20 anni che Manuel venne a visitarmi nella mia nuova veste di presidente dell'autorità portuale. Poi mi ha anche iniziato con discrezione all'ABC dello shipping e delle regole di questo mondo complesso, ma anche molto affascinante. Ho avuto poi il privilegio di conoscere anche il cavaliere Guido e quindi il giovane Guido è oggi, diciamo, il rappresentante di una grande comunità, la cui caratteristica è stata quella di dimostrare che si può essere imprenditori ad altissimo livello, sia dimensionalmente, sia come sfera di azione territoriale, un gruppo mondiale, avendo però attenzione a mantenere sempre saldo un profilo etico, quindi una visione morale anche della propria funzione imprenditoriale e una visione di comunità, di sistema. Alice è questo, non a caso, nasce per una loro iniziativa e noi abbiamo fortemente bisogno di riprendere questo tema. Io vorrei fare soltanto questa notazione e poi atterro dove tu mi hai portato, diciamo, su queste misteriose ZES. Noi abbiamo in Italia alcuni misteri, uno di questi si chiama ZES, però mi faceva piacere, anche in relazione alle cose che sono state dette, evidenziare che sì, oggi il grande tema è un recupero anche etico dello sviluppo. L'ambiente è una concessione morale? Beh, direi che ormai le criticità sono tali che è diventata anche una imperiosa e doverosa urgenza. Non è un caso se una adolescente parla all'Assemblea delle Nazioni Unite e non è un caso se Papa Francesco dedica un importante messaggio, la Laudato Si', nel 2015 ai temi ambientali. Non sono casualità. E tuttavia il tema non è se stiamo dando una concessione etica a valoriale quando parliamo di sostenibilità. La sostenibilità è il nuovo perimetro della competizione globale e quindi siamo dentro e dobbiamo capire come convivere e come giocare fortemente le nostre carte. Gli altri saranno costretti, mi auguro, a fare questo. Certo, c'è una asimmetria evidente, paradossale. La politica degli stati nazionali è troppo piccola e troppo debole ad affrontare temi planetari. Gli stati nazionali, la storia della politica è una storia in epoca recente di stati nazionali, i grandi temi dei cambiamenti climatici e globali sono qualcosa di oltre. Riusciremo ad acchiappare un tema di questo tipo con le dimensioni tradizionali? Non lo sappiamo. Sicuramente forse una nuova generazione, non quella mia del libro cuore, che pensava agli austriaci come un nemico da battere, è evidente che una nuova generazione sarà chiamata a costruire un mondo globale anche come nuove forme di rappresentanza e di governo. Torniamo, diciamo, alle Passiamo dalla poesia alla prosa, come si dice. Sì, lo so che tu la vedi una poesia, io, scusami, No, no, era una battuta. lo so bene, io credo che questa sia una dimensione poetica. Tra l'altro, se vogliamo proprio prendere un parallelo letterario, io prenderei il terzo capitolo dei Promessi Sposi, la famosa scena dei quattro capponi che si beccano prima di andare a finire tutti quanti dall'avvocato Azzeccagarbugli nella pentola. Noi siamo un po' come quei quattro capponi. Dico come Stato, come regioni, ci becchiamo tra di noi, non abbiamo trovato un punto di equilibrio
In realtà la competizione globale si aspetta, come l'avvocato azzeccagarbugli, e noi rischiamo di fare la fine dei quattro capponi. Le zone economico speciali sono state una bella intuizione. Ricordiamo un ascendente non lontanissimo, le aree industriali dell'intervento straordinario del Mezzogiorno. Parlo dei primi anni 50, anni 60. Però lì c'era una cosa forte. C'era un organismo, c'era la possibilità di espropriare, vi erano forti incentivi economici, c'era un governo di un processo di industrializzazione. Poi il mondo globale ci ha detto che non basta incentivare, perché se quell'industria fa le stesse cose deve fare lì, le può fare in Estremo Oriente alla metà del costo del lavoro, se ne va. Non reggerà la competizione alcun tentativo di difendere i posti di lavoro in quel posto. Le zone economico-speciali dovrebbero essere l'edizione moderna di questo, ma all'inizio erano troppo deboli. L'incentivo era un credito d'imposta, ma il credito d'imposta è un incentivo che presuppone una capacità di produrre reddito e quindi di produrre ricchezza e quindi di realizzare, certo, la remunerazione di un investimento, quindi viene un po' dopo. Noi dobbiamo mettere in condizione di avere degli incentivi di start-up, cioè che fanno avviare un'attività. Credo che sia, e qui mi fermo, sia venuto anche il momento di dare qualche parola anche più incisiva. Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, aiuti di Stato, una camicia di forza che ci siamo messi addosso, che a volte ci ha costretti a delle vere e proprie angherie inutili. Io credo che noi dobbiamo porre il problema a livello europeo. Noi non riusciamo neanche a fare la legge sulle concessioni dei manali marittime, quindi figuriamoci, insomma, se vogliamo fare un esempio della nostra lungimiranza nazionale. Adesso è il regionale che sfotte un po' lo Stato, diciamo. Allora, è possibile una normativa che dica che la gran parte degli investimenti, noi dovremmo fare grandi cose col PNRR. Certo, qualcuno dirà, ma se voi impiegate mediamente più di 10 anni per fare un'opera oltre i 10 milioni di euro, che volete fare entro il 2026? Punto interrogativo, non do una risposta. E tuttavia noi dovremmo trovare delle forme di incentivazione forte, cioè le zone economico speciali del Mezzogiorno devono allocare stabilimenti che sono individuati come luoghi di produzione privilegiato per fornire prodotti utili a realizzare gli interventi del PNRR, in deroga anche alle procedure ordinarie del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea. Chiaro. Direte, è una forma di assistenza, è una forma di discriminazione? No, è una forma di perequazione. È la forma che la Germania ha utilizzato quando ha unito le due Germanie. E nessuno ha detto niente. Interrompo perché abbiamo ancora 2 minuti e dobbiamo concludere. Un'ultima domanda. Infrastrutture, mobilità, logistica sono essenziali per lo sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno è in ritardo, la Campania ha anche forse meno di altre zone del Mezzogiorno, ma comunque sconta un gap con altri settori, con altri territori in competizione. Quali sono, diciamo, le strategie, brevemente, proprio della Regione Campania per cercare di colmare questo gap? Le nostre strategie sono molto semplici. Passare dalla logica delle filiere, cioè dei compartimenti stagni che non dialogano tra loro, alla logica dei sistemi territoriali, cioè della integrazione. Uno dei punti di polemica col governo nazionale sulla gestione del PNR è un po' questo. Abbiamo un piano che ha ancora una logica di filiera, di ministeri che ragionano in modo separato. Integrare, faccio l'esempio dei porti. Non basta fare il piano dei porti acquisendo i progetti delle autorità del sistema portuale. Il piano dei porti ha senso se quello diventa il punto di un nodo logistico, di un'intermodalità, di una connessione con la rete su ferro, con la rete su gomma. È evidente che quindi occorre una programmazione territoriale. Noi come Regione abbiamo questa visione e la sosterremo nella discussione che è ancora in itinere col Governo nazionale, cioè integrazione delle reti. Poi c'è il tema della retroportualità. Oggi non esiste più l'industria dell'Ottocento nella quale entrava la materia prima da un'apertura del capannone e usciva il prodotto finito. Oggi il processo produttivo è molto più complesso, è fatto di assemblaggi, di decentramento, di riassemblaggi. Si produce un pezzo da una parte del mondo e poi la si compone in un'altra parte.
E una delle componenti di questo fa parte anche della catena logistica, i cosiddetti district park, territori che si candidano a essere bravi nella logistica, veloci nei collegamenti e anche ospitali per queste attività dell'ultimo miglio, sono territori che possono competere di più. Grazie. Io vi ringrazio.